Buon pomeriggio, gentili spettatori, e benvenuti sempre da Numana. Ci aspetta la terza giornata del girone B tra Romagna Banca e Chianti Banca. Squadre che si affronteranno: Romagna Banca in maglia bianca, invece Chianti Banca in maglia blu. Fischia il direttore di gara, batte Chianti Banca in maglia blu, calzoncini rossi e calzettoni sempre blu, che attaccherà da sinistra verso destra, invece in completo bianco e blu Romagna Bianca, con la maglia prevalentemente bianca, i calzoncini prevalentemente blu e invece i calzettoni bianchi, che attaccheranno da destra verso sinistra e ci provano subito. Bianca si muove e la prende, poi prova il tiro la numero 9 Stacchini Damaccioni, palla per la capitana Zecchi, non è riuscito a girarla al meglio. Brasi può andare dall'altra parte, buona la palla per Lotti, controllo e tiro, e c'è il gol di Livia Lotti, segna il gol dell'1-0 per la Romagna Banca. Brasi per la compagna, poi il tentativo e la palla entra dentro. Dovrebbe essere stato gol forse della 6 di Migani. Comunque, gol della Romagna Banca. Cerca di andarsene via, buona la giocata. Esce la numero 1 Turci. Palla a sinistra per Rasi. Va in avanti, chiude Zecchi. Bianchi lotta contro Vincenzi, ancora Bianchi, Francesca Vincenzi ne ha la meglio, ora si può provare, che botta, ma va fuori. Stacchini, il tiro da lontano, la tocca poi Zecchi, sfortunata, devia in porta, quindi 3-0. Che tiro però che ha messo verso la porta Stecchini, eccolo qui il duplice fischio, finisce qui il primo tempo, Romagna Banca 3 Chianti Banca 0. Batte la Romagna Banca, attaccherà da sinistra verso destra ed è in vantaggio 3-0. Invece Chianti Banca, che vediamo se riuscirà a recuperare qualche punto, attaccherà da destra verso sinistra. Adesso opportunità, ancora Luca e poi Brigliadori segna il gol del 4-0. Esulta la panchina in maglia bianca. Rasi contro Luca, può andare Rasi, sono 5-0. Sta la 4, difficile però, poi chiude Andrei. Montanari, Stacchini, ancora palla per Montanari, prova a metterla in mezzo, Montanari poi la recupera e sono 6, segna il sesto gol Montanari. Calcio d'angolo, va la battuta, ancora possibilità, c'è il gol, doppietta di Montanari, Maria Emilia Montanari ne segna un altro, 7-0. 14esimo, palla in avanti, Andrei, chiude Migani, cerca di ripartire adesso, il tentativo e c'è il gol, segna anche Sara Lucchisani, 8-0, se non calcio d'angolo proprio. Calcio d'angolo, batte Migani. Palla in avanti! C'è il gol di Migani, 9-0. Non c'è tempo però, finisce qui. Finisce qui. C'è anche un omaggio per le famiglie e le persone che hanno subito quello che è successo in Romagna. Intanto, a proposito di Romagna, vince la Romagna Banca 9-0 contro il Chianti Banca.